La lettera di oggi è la lettera S. S come scuola, o se volete, S come settembre. Bene, questa volta si riparte sul serio. Il lavoro che è stato fatto, le misure che sono state adottate, sembra che metteranno le scuole finalmente in grado di ripartire. Noi lo speriamo ardentemente. Perché la scuola non può essere la DAD, anche se la DAD è stato uno strumento utilissimo nei momenti più oscuri della pandemia, ma tornare insieme, tornare a guardarsi in faccia, tornare a far circolare idee, emozioni, cultura, gioventù, ecco, tutto ciò è veramente importante. Un grandissimo lavoro l'hanno fatto i dirigenti scolastici, i presidi, e coloro i professori, il personale non docente, per creare le condizioni affinché si possa ripartire. Non si può dire la stessa cosa dei trasporti. Non sappiamo nulla. Non sappiamo se esiste un piano per fare in modo che non si ripetano le scandalose immagini degli anni scorsi di ragazzi ammassati l'uno all'altro, in pullman, spesso di qualità scadente, in condizioni estreme e pericolose per la salute. Per cui si potrebbe assistere a questa strana contraddizione, davvero grave ora, tra le scuole che hanno fatto tutto ciò che dovevano fare, i trasporti che riprendono la vecchia solfa di prendere i ragazzi e di trattarli come sacchi a perdere in quei punti. Speriamo che non sia così, anche se non abbiamo cenni che possa essere diverso. Non ci resta allora che ancora una volta ringraziare i professori, i presidi, il personale non docente per l'infinito lavoro che hanno fatto in questo periodo e osservare preoccupati, guardinghi e con grandi ansie quello che si ripeterà e che si potrebbe ripetere nei trasporti pubblici. Questa volta davvero però non ci sarebbero giustificazioni di sorta, non servono chiacchiere nel campo dei trasporti, servono fatti per rispettare quei ragazzi che la mattina si mettono su quei pullman.